persi anch'io la prima volta. In un angolo, sconfitta. E lui faceva e non capiva perché stavo ferma, zitta. Gli uomini sono figli delle donne, ma non sono come noi. Gli uomini ti uccidono. E poi con gli amici fanno ridere di te. Questa qui sono andato a convivere, anche se lei aveva un ragazzino, ma dovevo risolverla questa seccatura della casa. Gli affitti sono cari e poi mia madre non intendeva più sopportarmi in casa, diceva che ciondolavo tutto il giorno e poi alla sera sparivo fino all'alba. Alla fine io le ho chiesto le chiavi e lei me l'ha data. A casa era sua, certo, l'affitto lo pagava lei, però io portavo a scuola il ragazzino e al pomeriggio lo portavo al campetto, mica una roba da niente. Insomma, a lei cosa toccava? E doveva occuparsi, vabbè sì, di andare a lavorare, fare la spesa, cucinare, tenere in ordine la casa e stirare queste mie due camicie, che poi è il minimo che una donna dovrebbe fare. Via, stirare. Non ci pigliava proprio, mia madre. Mia madre sì, una vera artista col ferro da tiro, ma vabbè, sembrava contenta, ma poi quando ormai mi ero abituato a quella casa e mi ero sistemato, solo per qualche schiaffo che mi è sfuggito, è subito cambiato atteggiamento e rivoleva indietro le chiavi e se non cambiava la serratura. Io lì gliel'ho detto subito, se cambi la serratura io ti ammazzo. E poi sto pugno che mi era scappato una volta, che si è fratturato una costola, cosa non t'ha fatto? È subito andata al centro antiviolenza. E quelli, cambia la serratura, subito le hanno consigliato. E io gliel'ho ripetuto, se la cambi, ti ammazzo. Ma testarda come un mulo, mi ha urlato in faccia che l'indomani avrebbe cambiato sta benedetta serratura. Ah sì? In piena notte sono tornato con le chiavi e ho fatto quello che andava fatto. Il ragazzino dormiva, non si è accorto di nulla. Lei ha aperto gli occhi solo un attimo, ha fatto appena in tempo a vedere una palla di fuoco che correva verso il suo letto. Io gliel'avevo sempre detto, se cambi la serratura ti ammazzo. Giacomo Raineri, in questa occasione delicatissima ed importantissima, il Circolo Palagio è nuovamente presente. Sara Rodolao è stata invitata e ci apprestiamo ad ascoltare questi monologhi in questo bellissimo ambiente dell'Oratorio di San Pietro. Ma innanzitutto un ringraziamento allo Zonta Club, con la sua presidente, con la Renata, con l'Oratorio di San Pietro, alla confraternita, al suo priore Zaccaria Daxi Giovanni, alla Sara Rodolao e a tutti gli amici che hanno collaborato alla riuscita di questa serata, a Motosso, a Giribaldi e a tutti quelli che si alterneranno. Ma questo è un appuntamento che è diventato un'abitudine per il Circolo Palagio, di essere presente il giorno stesso, cioè il 25 che è domani, o il giorno prima, a
sottolineare l'importanza che anche il Circolo Paragio attribuisce al mondo femminile, al rispetto che si deve avere per il mondo femminile, e perché non siano frasi fatte a testimoniare con queste iniziative un'attenzione che si dovrebbe avere per tutto l'anno. Io aggiungo un particolare però, che mi trovo anche particolarmente coinvolto perché io ho avuto il piacere e l'onore di istituire il centro antiviolenza nella provincia di Imperia, che non esisteva, e di averlo fatto come assessore provinciale alcuni anni or sono. Ma al di là di questo, che lo ricordo sempre con estremo piacere, sottolineo l'importanza di questa data, cioè di domani, che noi anticipiamo questa sera per motivi logicamente organizzativi, perché lo Zonte e altre realtà domani avranno altre iniziative, per testimoniare appunto il rispetto, l'attenzione che si deve non solo oggi, non solo domani, ma 365 giorni all'anno alle donne, al mondo femminile, e che per riuscire a questo bisogna fare tanta, tanta sensibilizzazione, a cominciare dalle scuole, perché tante volte questo rispetto al quale noi tutti tendiamo non avviene neanche coi bambini più piccoli. Triste, cioè gli orfani di femminicidio, quindi quei bambini la cui madre viene uccisa dal padre. Si chiamano orfani speciali, sono detti orfani speciali proprio per questa peculiarità di perdere entrambi i genitori e di perderli l'uno per mano dell'altra. Dal punto di vista psicologico abbiamo un'ampia letteratura che ha diciamo individuato le più tipiche reazioni psicologiche sui bambini e sui ragazzi appunto orfani di femminicidio. In età prescolare prevale il senso di impotenza, anche perché non è raro che questi bambini rimangano molte ore con il cadavere della mamma prima che l'omicidio venga scoperto. Quindi abbiamo casi di, per esempio mi viene in mente un bambino che versava della limonata in testa alla mamma sperando di svegliarla. Oppure un'altra bambina, poco più di 3 anni, che versava dell'acqua sulla testa della mamma e continuava a chiamarla sperando di risvegliarla. Un'altra reazione tipica è la rievocazione dell'evento attraverso il gioco. Quindi, essendo il gioco la forma di comunicazione tipica dei bambini, questi bambini, passato l'evento, rievocano l'evento stesso giocando. Quindi, per esempio, c'era un bambino, anche lui molto piccolo, che essendo stato collocato presso gli zii, aveva preso il gatto e gli aveva tagliato la coda dicendo di voler giocare al macellaio. Quindi non oso immaginare, non so che cosa il padre avesse fatto alla madre. Buonasera, grazie intanto di essere qui. Siamo qui questa sera in compagnia dello Zonta e del Circolo Paragio, che mi hanno dato l'onore di fare questa serata. Io da molti anni, come lei sa, sono impegnata contro la violenza sulle donne. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E cosa dire? Sono impegnata, sono molto impegnata in questo campo che sento molto. Questi sono dei monologhi per voce maschile. Mentre le altre volte sono tutti monologhi per voce femminili, questa volta mi sono cimentata in un lavoro diverso. Sono 8 monologhi che verranno letti da Angelo Giribaldi, Antonello Motosso e dall'attrice Gabriella Usanna, che farà, spezzetterà un attimino, perché sono un lavoro molto crudo, molto pesante, diciamo, ecco. Perché il titolo di per sé è veramente terribile, se a parlare fossero i carnefici, fa venire la pelle d'oca solo a immaginarla, una cosa del genere. Sì, esatto, io ho immaginato le surreali motivazioni che questi assassini danno del loro misfatto. Chiaramente sono in chiave ironica, se così si può dire, sono proprio scritti per provocare, è una grande provocazione che provoca sconcerto, appunto. Sì. Ma le donne ormai in qualche maniera stanno crescendo, stanno avendo, eppure
i media non fanno altro che quotidianamente dare delle notizie agghiaccianti. Guardi, è una cosa terribile, ci sono dei numeri talmente alti che fa paura pronunciarli. Ogni giorno si può dire che c'è una donna ammazzata, quasi sempre in famiglia, dalle persone che dovrebbero proteggerla e amarla. Certo, noi donne abbiamo molta responsabilità nell'educazione dei nostri figli. E cosa vuoi che le dica? Ho anche paura a pronunciare il numero, tanto è alto. È una cosa vergognosa, che non è degna di un paese civile, come dico sempre. Però lei ha un potere fortissimo, quello della penna, la scrittura è fondamentale, scrivere si comunica, si danno delle emozioni, si fa capire agli altri la forza di quello che sia dentro, del dolore, dell'urlo. Esattamente, infatti questa sera abbiamo questo spettacolo appunto, E se i carnefici potessero parlare, come dicevo prima. Domani nella biblioteca di Albenga ci sarà un altro mio spettacolo, un monologo per voce femminile questa volta, che affronta il problema prima della violenza psicologica, che man mano diventa poi violenza fisica, che sfocia inevitabilmente nel dramma, perché c'è sempre qualche donna che dice ti salverò io, e non si salvano, sono malati da curare. Non si salvano, si vedono le infinite scarpette rosse che vediamo qui sulla scalinata, e come per Imperi adesso ho visto che ci sono le panchine rosse che fanno veramente impressione, dall'idea del sangue, dall'idea della violenza proprio. Esatto. E le scarpe rosse sono un simbolo ormai che abbiamo adottato per questa tragedia, ma ci vuole ben altro per risolverla che delle scarpe buttate così o delle panchine rosse. Per quanto siano dei simboli molto forti appunto visivamente, il rosso cremisi delle panchine fa pensare giustamente, come ha detto lei, al sangue, però come risolviamo questa cosa? Quindi tutti insieme si risolve, chiaramente con le donne che si riuniscono e le madri che spiegheranno ai figli di rispettare di più. Sì, in effetti quello che dicevo prima, noi donne come mamme abbiamo molta responsabilità nell'educazione dei nostri figli maschi e anche di quelle femmine. La violenza è assolutamente da aberrare verso chiunque, verso poi una donna o dei bambini è assolutamente inaccettabile. Un paese civile non può continuare su questa strada. E io ringrazio ancora una volta, come dicevo prima, il Circolo Paragio che mi ha dato questa possibilità, lo Zonta Club, sono stati molto gentili, mi hanno così coccolata, sono tornata in Imperia dopo diversi anni che non faccio più nulla con Imperia. Io ringrazio anche lei che è sempre presente, che fa un bellissimo lavoro per Imperia, grazie. Grazie a lei. Scusate, ma voi cosa avreste fatto? Era bellissima, ma credimi, una bella bambola da portare in giro con sfoggio. La portavo sotto braccio e tutti si giravano a guardarla ed io gongolavo quando avvertivo l'invidia degli amici. Sempre elegante, mansueta, fidata come il cane di famiglia. Non mi aveva mai contraddetto e faceva di tutto per farmi sentire unico e speciale. Un giorno però se ne è venuta fuori col dire che si sentiva un oggetto e voleva ritrovare la sua dignità. Voleva il divorzio. Il divorzio, capite? Lei, la cretina, laureata in smalto per unghie e sempre col cellulare appiccicato all'orecchio. Voleva il divorzio. Voleva lasciarmi. Voleva il divorzio e magari pure gli alimenti.
lei che era sempre stata a dieta. La cretina. E pensava solo a comprare scarpe e abiti firmati. Solo io so quanto costavano i tailleur di Armani e i suoi stivali firmati tacco 10. Aveva ancora in piedi quando la Filippina l'ha trovata strangolata con un foulard di seta. Certo che li comprava con il suo stipendio, ma questo cosa c'è? Voi cosa avreste fatto? Ho seguito il consiglio del mio avvocato. Sono andato su internet e ho cercato persone competenti in materia. Professionisti garantiti. Mica potevo sporcarmi le mani. In fondo, sono un gentiluomo. Un tanto di stemma rapido sul cancello della vita. Noblesse oblige. Ci siamo incontrati in un locale lussuoso e non abbiamo sprecato né tempo e né parole. Un bicchiere di champagne insieme. Hanno capito, senza tanti giri di valzer, quello di cui io avevo bisogno. Mi sono raccomandato che facessero lavoro con un certo garbo. C'è modo e modo nello svolgere certe mansioni. Ho dato loro la busta e poi ho raggiunto velocemente l'aeroporto. E sono partito per il mio solito viaggio di lavoro a Londra. Al ritorno. Ero vero. Grazie. E poi ci sono gli altri uomini, per fortuna, di noi donne. E poi ci sono gli altri uomini. Uomini che vivono le donne come la sorgente dove sgorga la vita. Uomini figli che chiamano ogni giorno per dirti solo «Mamma, come stai?». Uomini romantici che ci portano il caffè a letto con la rosa sul vassoio. Uomini fratelli pronti a fare a pugni col mondo per proteggerci. Uomini padri, forti come querce, che lavorano tutta una vita per la nostra. Uomini amici, con spalle confortevoli su cui piangere o ridere senza vergogna. Uomini amanti, che ci lasciano i graffiti d'amore sulla pelle. Uomini contadini, che seminano frutti nell'orto dell'eternità. Semplicemente uomini. Uomini, semplicemente. L'altra metà del nostro cielo. Ma lo Zonta che cos'è, di cosa si occupa? Allora, lo Zonta, soprattutto in questa giornata internazionale della, contro, diciamo, la violenza sulla donna, è la, proprio la sua mission. Noi abbiamo organizzato queste due giornate di advocacy, una è questa sera col Circolo Parasio, che è presieduto dal cavalier Giacomo Raineri, e facciamo questa serata
serata, dove avremo la prima parte dei monologhi della Sara Rodolao, che è una poetessa, poi la seconda parte ci sarà la psicoterapeuta Roberta Parodi, che parlerà dell'affettività, e avremo la criminologa Virgilia Puleo, che parlerà degli orfani speciali. Gli orfani speciali sono quei ragazzi che rimangono orfani della madre, purtroppo per la mano del padre. E avremo anche i ragazzi del liceo linguistico Amoretti, che anche loro presenteranno dei monologhi. Questa serata, diciamo, sarà lo scopo principale di questa serata, a parte questi dibattiti, questi monologhi contro la violenza sulle donne. Noi questa sera diamo corpo a questo service che abbiamo fatto, come abbiamo scelto quest'anno come zonta, che diamo la prima tranche a due ragazze come borsa di studio STEM. Cioè, noi abbiamo fatto un bando, l'abbiamo chiaramente divulgato un po' dappertutto, e solo sulla città di Imperia. Due ragazze hanno partecipato a questo bando, la facoltà era ingegneria, cioè praticamente una facoltà che è molto maschile. Hanno partecipato queste due ragazze, abbiamo scelto di dare una tranche, la prima tranche di 500 euro a tutte e due, poi una delle due, quella che raggiungerà il maggior punteggio, daremo l'altra tranche di 1150 euro, perché è, diciamo, una bella somma, perché il totale praticamente sarebbe il pagamento di un anno di università. Per cui è il nostro grande scopo questa sera. Poi domani faremo la nostra seconda giornata di advocacy, e abbiamo scelto una giornata molto suggestiva, molto d'impatto, perché faremo le panchine rosse, e che tra l'altro sono le prime panchine rosse della provincia di Imperia. Abbiamo proprio questo per dare un'emozione, per suscitare un qualcosa nella gente, in maniera che rimango impressa, proprio per riuscire almeno a portare a conoscenza questa grossa piaga che è il femminicidio. Abbiamo avuto il beneplacito chiaramente del comune, che ci ha aiutato tantissimo per realizzare questo progetto. Domani avremo parecchie autorità, e proprio questa cosa, che parecchie autorità abbiano deciso di essere vicini a noi in questa giornata che facciamo queste panchine rosse, proprio per questo, che avendo tutte queste personalità, diciamo, è una dimostrazione che è stato un progetto molto d'impatto, e anche perché se siamo in tanti, se ci muoviamo in tanti, riusciamo a fare qualcosa, perché da sole non si va da nessuna parte. Ho preparato un breve intervento dove parlerò di prevenzione, perché penso che sia molto importante chiederci, esistendo un lupo cattivo nel mondo, quali possono essere gli strumenti interni che possiamo attivare per poter riconoscerlo e soprattutto svincolarci da quelle relazioni tossiche che spesso possono instaurarsi. Ma dovrebbe riguardare un po' tutti quanti, nel senso che siamo talmente tanto trascinati dalla velocità della vita, da tutti i fattori esterni, internet, WhatsApp, Facebook, eccetera, che poco ci si ferma a riflettere sulle relazioni interpersonali, quindi su qual è la relazione sana, no? Siamo tutti talmente velocizzati che molto spesso siamo dentro relazioni tossiche e non ci diamo tanta importanza. La relazione tossica non è soltanto quando un uomo picchia una donna, ma tutte le volte in cui una persona di qualsiasi genere, sia maschile o femminile, si approccia con un'altra manipolandola.
Quindi si arriva all'estremo del picchiare, ma poi ci sono anche tanti livelli intermedi in cui c'è un abuso di tipo psicologico. Quindi ci sono due persone che sono in relazione, ce n'è una che manipola la mente dell'altra. E non è una cosa così rara e solo da quarto grado, no? da spettacolo televisivo. Sono proprio dinamiche che io vedo instaurarsi molto facilmente nella nostra città d'Imperia, cioè sono proprio dinamiche molto, molto frequenti. Quando eravamo bambini, quando un bambino è piccolo piccolo, è normale che percepisca la propria esistenza e la propria amabilità attraverso gli occhi della mamma. La mamma è lì per quello, no? Per fargli capire che lui esiste, che è un'identità separata da lei e che lui è degno d'amore. Allora, quando si è piccolini è giusto così. Poi mano a mano che diventiamo grandi è importante trovare da dentro di noi la percezione della nostra amabilità, non essere più dipendenti dagli occhi di un altro. Continua a essere importante la relazione interpersonale, perché la nostra coscienza è interpersonale, ma non devo più fare l'errore di sentirmi che valgo perché l'altro me lo dice, perché l'altro me lo rimanda. L'altro non può più essere uno specchio quando sono un adulto. Qua ci sono due alberi con le radici che affondano il terreno e sono affiancati l'uno all'altro, però separati. Questa per me è un'immagine che simboleggia molto bene l'amore sano, la relazione sana. Cioè, se ciascuno di questi due alberi è un individuo, ciascun individuo ha la propria radice affondata nel terreno ed è lui che prende nutrimento dalla terra, è lui che apre le sue fronde al cielo e non prende nutrimento dal tronco dell'altro, perché se fa questo prima o poi potrebbe rimanere fregato. Sono rare queste coppie simbiotiche dove va sempre bene questo gioco, no? Ma il grosso rischio è che se l'altro traballa io sono fregata. Allora secondo me ne vale veramente la pena di passare parecchio tempo della nostra vita nell'investire, oltre che nel lavoro, nella casa, in tutto quanto, nella nostra interiorità, andare proprio alla ricerca di questa pienezza dell'esistenza da dentro, non da fuori. E allora, grazie a tutte queste manovre interne che possiamo fare, il lupo cattivo arriva, però c'è poco spazio. Se invece noi siamo traballanti, il lupo cattivo e ci sbrana. Grazie.